si conclude quest'oggi il percorso esemplare di chi la Rosselli è riuscita a rianimare, strappandola con grinta e amorevole cura da un concreto epilogo di morte sicura. 60 anni invocano in travaglio le partorienti, noi ne abbiamo una invocata dei docenti, che non rientra però nell'umana categoria, quanto, se ne dire, in quella della tecnologia. Al posto del cervello di un normale professore, è infatti dotata di un potente processore, per cui qualunque grana o ispida questione trova in questa donna un'indubbia soluzione. E potendo risolvere ogni sorta di rompicapo, si è guadagnata per merito il titolo di capo. Impiegata in principio nella disinfestazione, decise di approdare nella pubblica istruzione. Fu così che disse addio ai suoi amici Topolin per insegnare la matematica a Penato e a Bogarin. Quanti suoi scolari hanno raggiunto competenze per risolvere occhi chiusi i binomi e le potenze? E quanti di quei giovani, col sostegno di Piquet, oggi finalmente sanno fare 2 più 3? Correva l'anno scolastico 2001-2002, per cui di anni ne sono passati 22, quando questa scuola gustò il primo assaggio di quella che oggi è diventata Anna Passaggio. All'epoca eravamo succursale della Marconi, con poca utenza e a caccia di neuroni, finché non fu reciso quel cordone umbilicale e iniziamo a superare lo stadio embrionale. È stato certamente un percorso in salita, quello grazie al quale questa scuola è ripartita, ma dobbiamo ricordare che a far la differenza è di certo sopraggiunta la sua vicepresidenza. Poche parole, un atteggiamento composto, con questi ingredienti ha rimesso ognuno al suo posto. In altre parole, perché sia chiara la sostanza, ti manda a quel paese, ma lo fa con eleganza. Quante sfide argomentose ha dovuto affrontare, come quella con lo Spinelli che ci voleva sfrattare, ma con lo stesso spirito del note suffragente ha ridotto K.O. la circoscrizione 7. Ovviamente si è servita in tutto il suo trascorso di una valida squadra di mutuo soccorso. Ha infatti dato vita a 3 cuori e una capanna insieme ad altre 2 come lei di nome Anna. Per chi dei presenti non l'avesse intuito, le altre 2 Anna sono Tullia e Don Vito. Vincenti iniziative sono state proprio sue, fra tutte per esempio il famoso Dopo le 2, che con espressivamente dell'Anna sua stellina è stato sulla torta la rossa ciliegina. E con quanti dirigenti si è dovuta confrontare? Ha iniziato dalla Vercelli, zuccherata come il mare. Tutti i personaggi dei più bizzarri caratteri, come il buon Bianchi che imprecava contro i capperi. E poi si chiama Collone, Concetta Mascari e Oscar Maroni, che ha introdotto in questa scuola Leone Dalla e Cazziadoni. Per svariate circostanze si faceva gran baldoria e si riempivano le panze, mangiavamo un po' di tutto, bevevamo del buon vino e cantavamo accompagnati da Dante Mazzarino. In quelle circostanze, di cui Anna era sovrana, dominava l'eleganza di una sagra paesana, ma la vera reginetta alla fine di ogni fiera era ogni anno la sua storica pastiera. Che dolce sopraffino, un piacere del palato, peccato che qualcuno l'avesse etichettato. Gli era pure stato impresso un terribile asterisco da un canuto personaggio meglio noto come Prisco. Per anni costui l'ha giudicata con sufficienza, ma Anna, fiduciosa, ci riprovava con insistenza. Avrei voluto dirle, ma capo, lascia sta, già oltremodo ha patito la tua austera dignità. La versione piemontese è sbagliata nel concetto, come offrire del maiale a Melech o a Maometto. Concentrati sui tuoi figli, quegli splendidi adoni, quotidiani dispensatori di tante emozioni, che giusto per rendere la tua vita più briosa, con cadenza bimestrale si rompono qualcosa. E per non disturbarti nel periodo lavorativo, optano ogni tanto per impegnarti in quello estivo. Così hai tempo libero e puoi anche risparmiare, perché accudendo loro eviti di viaggiare. Che donna fortunata, una diva tra le dive, che ha sempre brillato per le mille iniziative. Sua, per esempio, fu la grande idea di affidare le nostre gite al geologo Garcia.
un simpatico ometto, tutto pepe, vita sana, che ha condotto mille classi a Venezia da Viviana. E pur di intrattenere quelle greggi di invasati, racconta fatti storici ampiamente riadattati. Ma ora andiamo a chiudere quest'opera toccante, prima di agitare nella tomba il sommo Dante. Purtroppo devo farlo nell'aula di alternativa, in mezzo alle urla di un'insana cognitiva. Sto infatti pensando a una giusta sintassi mentre siamo impegnati a formare le classi. Capirai, tuttavia, che è davvero un'ardua sfida concentrarsi tra le urla di Padova e Giuffrida. Con Di Giacomo, Dalla Torre, Zaffora e Ferrero, che ormai a fatica trattengono lo sclero, mentre provano a capire dal corso A quello C come distribuire i vari bestie di HC. Caro capo coraggioso, che non teme tanto osa, col suo caschetto bianco sfumato verso il rosa. Confrontarsi con te è diventato quasi un vizio, e accettare la tua pensione è davvero un gran supplizio. Tuttavia, prevediamo che sotto al tuo caschetto tu abbia già pensato a un prossimo progetto. Per cui siamo fiduciosi che a settembre o giù di lì, come se nulla fosse, ti avremo ancora qui, a dispensar consigli e qualche tua freddura all'ultima arrivata spesatissima creatura. Nell'attesa però che arrivi quel momento, uno adesso è il nostro vero intento: ringraziarti perché con i colori più belli hai dato nuova luce alla scuola Rosselli. La tua famiglia Rosselli. Vedo tante facce note laggiù in fondo che sono venute apposta per me.